Cari amici, ben ritrovati con una nuova edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Il taglio degli eletti mortifica la carta e la rappresentanza? Il numero attuale risale al 63 e non c'erano consigli regionali e Parlamento europeo. I sostenitori del no al referendum credono che una vittoria del sì porterebbe a una mortificazione della rappresentanza e della Costituzione, ma all'inizio l'Assemblea aveva previsto un numero di deputati e senatori variabile in base alle dimensioni della popolazione. L'attuale assetto è stato introdotto nel 1963, cioè diversi anni prima che venissero istituiti i consigli regionali eletti a suffragio universale, potagliati da Tremonti e Monti per ridurre i costi, e ancora dopo sarebbe stato varato l'Europarlamento. In entrambi i casi gli eletti detengono una fetta del potere legislativo. Silvio Berlusconi e i figli Luigi e Barbara sono positivi al coronavirus. L'ex presidente del Consiglio asintomatico e in isolamento, e l'ex presidente del Consiglio 83enne, 83 anni, e nella sua villa di Arcole. Dice: mi è successo anche questo, ma continua la campagna elettorale con le limitazioni imposte. Il tampone, ha spiegato il suo medico personale Alberto Zangrillo, gli è stato effettuato per il recente soggiorno in Sardegna. In quei giorni, tra gli altri, Berlusconi aveva incontrato anche l'imprenditore Flavio Briatore. Auguri di pronta guarigione trasversali da Zingaretti, Di Maio e Renzi a Salvini e Meloni. La figlia ha avuto sintomi per un paio di giorni. L'omicidio Vassallo. Da 10 anni l'omertà nasconde i colpevoli, 10 anni senza una verità sull'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, trucidato da 9 colpi di pistola mentre entrava in auto la sera del 5 settembre 2010. La verità negata, quindi il titolo del libro che è uscito proprio da oggi in libreria. Drangheta in Lombardia, 11 arresti decapitano la locale di Legnano, indagati funzionari ANAS e 2 agenti municipali. Le indagini dei carabinieri, del comando del reparto anticrimine di Milano, avvalorate dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, hanno consentito non solo di confermare l'assoluta pervasività dell'associazione mafiosa negli apparati pubblici e nelle amministrazioni locali, ma hanno permesso di documentare il potere delle cosche di 'Ndrangheta anche in territorio estero, confermando ancora una volta la vocazione transnazionale. Non serve sapere l'italiano per fare il medico in Alto Adige. In Senato la SVP strappa il primo sì alla sua norma dalla maggioranza. La Südtirol Volkspartei cerca da tempo un modo per consentire ai medici che sanno solo il tedesco di esercitare comunque nel privato, nel pubblico viene garantito il bilinguismo. Il provvedimento è stato inserito con un emendamento del decreto semplificazioni, ha ottenuto il via libera in commissione, manca solo l'ok a Palazzo Madama, dove i 3 senatori sudtirolesi sono pronti in cambio a votare la fiducia. La Federazione degli Ordini chiede un passo indietro. Notizie da Napoli e dalla Campania. Spariti i minibus da Napoli, stop alle corse, in prestito a Ischia e Procida. Sarebbe dovuto riprendere ieri mattina il servizio di molte linee urbane, in particolare quelle servite dai minibus che si erano fermato ai tempi del lockdown. Si tratta di quei mezzi piccini che riescono a infilarsi nei vicoli più stretti della città antica. Scuola, la campagna verso il rinvio si apre il 24 settembre dopo le elezioni. Riapertura delle scuole anche in Campania, come già in altre regioni italiane, si va verso la proroga al 24 settembre. Dopo il webinar che si è tenuto ieri tra i direttori generali dell'ASL, in cui sono stati raccolti dati ancora parziali dell'adesione ai test di screening che reclutano su base volontaria circa 180.000 unità di personale docente e non docente attraverso i medici di famiglia o con accessi diretti presso i distretti. Notizia dalla Puglia, vertenza Auchan, ex Auchan Margherita Modugno, la Wildice ha chiuso accordo per il passaggio a Despar, 35 lavoratori saranno ricollocati. C'è l'accordo per il passaggio dell'ex Auchan Margherita di Modugno a Despar e ad annunciarlo è in serata appunto la Wiltux Puglia. L'accordo prevede, secondo quanto si apprende, incentivi volontari per 26 lavoratori, la riassunzione da parte di Maiora di 77 unità, mentre per i restanti 35 lavoratori Margherita si è assunta
l'impegno alla ricollocazione presso l'operatore commerciale che andrà a occupare la restante area del sito commerciale. Bari al via le prove di ingresso a medicina, mascherine obbligatorie, dichiarazioni sullo stato di salute da consegnare per accedere alle prove, aree per igienizzazione, insomma le mani appunto per igienizzare le mani e lasciare i propri effetti personali prima dell'ingresso nelle aule in cui troveranno posto non più di 20-30 candidati. Al via appunto anche a Bari le prove si svolgono nello stesso giorno a livello nazionale. I test di ingresso per le facoltà di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria. Notizie da Treviso e dal Veneto. Scorrazza in trattore senza la patente, 5.000 euro a un 90enne di Arcade. L'anziano ai vigili ha detto: sono di fretta, vado a lavorare il campo. Il mezzo non era assicurato, maxi sanzione da 5.000 euro. Il focolaio AIA a Bazzola si allarga a altri 20 contagiati, insomma abbiamo seguito le indicazioni dell'USL, hanno detto in totale 218 positivi, compresi alcuni di VR Coop. Il gruppo Veronesi scrive che l'azienda sanitaria ci dice appunto chi far lavorare. Muore di Covid al Bon Bozzola, il figlio chiede i danni all'istituto. Lino Tonet si è spento a 96 anni, non aveva patologia, ha contratto il virus dal compagno di stanza. Sant'Agostino, la ripartenza contro i nuovi esercizi pubblici. Pasta, tè e cocktail sexy, insomma assieme a Etto aprono i battenti Tana per te e Grass. E vicino al municipio decollerà appunto l'habitat al posto dell'angolo. In tre mesi persi 5.300 posti a Treviso, sono 68.000 disoccupati, turismo e commercio i settori più colpiti, rallenta anche l'agricoltura Veneto Lavoro, che scrive il calo dell'occupazione dura da prima del lockdown. Adesso passiamo con le notizie dal Friuli Venezia Giulia, diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. In Friuli Venezia Giulia e fino al 7 settembre resta in vigore il regolamento attuale sul trasporto pubblico locale, in attesa delle linee guida all'avvio del prossimo anno scolastico. Permane l'obbligo della mascherina a bordo dei mezzi con la possibilità di occupazione del 100% dei posti a sedere nel trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo, nonché taxi e autobus. Si tratta comunque di una decisione transitoria e le aziende fornitrici del servizio di trasporto dovranno garantire la sanificazione e dovranno vigilare sul corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Saius. Bene cari amici, eccoci qui dopo la nostra corrispondente, riprendiamo le notizie sempre dal Friuli Venezia Giulia. Scatta il test di medicina, primo banco di prova per l'università. In 500 affrontano a Udine la prova di ammissione che per la prima volta si tiene nella sede più vicina e non in quella scelta dal candidato. Dopo la scuola, che in questi giorni ha aperto le porte per i corsi di recupero in attesa della ripresa ufficiale il 16 settembre, anche se ogni istituto ha l'autonomia di scelta sulla data del rientro, e l'università a essere impegnata nella prova generale per la ripartenza, ovvero il test di ammissione alla facoltà di medicina in programma appunto. Ubriaco in strada aggredisce anche gli agenti. Un giovane triestino si è scagliato contro i poliziotti intervenuti dopo la segnalazione dei residenti. La notte scorsa la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Un triestino di 21 anni, in palese stato di alterazione alcolica, il giovane si è scagliato contro gli operatori della squadra volante intervenuti in via Cologna dopo le segnalazioni di alcuni cittadini alla sala operativa della Questura tramite il 112 per una persona che si trovava appunto al centro della sede stradale. Acquedotto destra Tagliamento, insomma i primi test sull'acqua, proseguono i lavori per ripristinare gli ingenti danni da maltempo, sono 15.000 le utenze ancora senza fornitura idrica, proseguono i lavori dei tecnici di Idrogea per ripristinare la fornitura delle utenze collegate all'acquedotto destra Tagliamento che è stato messo a capo dall'ondata di maltempo del weekend.
Ancora rintracci la Croce Rossa di Palmanova, quasi esauriti gli spazi, scatta un'altra nottata di controlli lungo le strade della Bassa, scelte come tappa finale della rotta balcanica. Pochi, dicono oggi i migranti rintracciati in provincia di Udine, nella notte non sono giunte segnalazioni di cittadini in cammino a bordo strada, ma questa mattina intorno alle 7.30 quattro stranieri, tutti maggiorenni, sono stati notati lungo le vie di Santa Maria la Longa. Diverse le chiamate al 112 che hanno portato sul posto i carabinieri della compagnia di Palmanova. I militari li hanno identificati e portati in una struttura per il triage e per la successiva quarantena fiduciaria. Non risponde al telefono, è stato trovato morto a 42 anni. Tragedia nel tardo pomeriggio, appunto, in un appartamento di via Manzini a Udine. Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita in un appartamento, appunto, in via Manzini a Udine nel tardo pomeriggio. Non rispondeva al telefono e nemmeno al citofono. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.